Ciao, sono Giorgia Tedino e oggi vi spiegherò quando il K8 arriverà a casa vostra e cosa fare per installarlo con semplicità. All'interno della scatola troverete il manuale di istruzioni. Vi invito a leggerlo perché troverete sicuramente molte informazioni interessanti, ma potrete guardare tranquillamente anche questo video. All'interno della confezione originale troverete una confezione che serve per fare la pulizia del dispositivo, una tanichetta con la scritta rossa che servirà per metterla all'interno del dispositivo per fare delle acque veramente interessanti, la soluzione salina e dei deviatori di acqua che serviranno proprio per avere sempre a disposizione l'acqua del rubinetto oppure l'acqua Kangen. Vi consiglio di utilizzare il deviatore che troverete in questa scatolina bianca, in quanto è in acciaio ed è molto più carino da vedersi esteticamente. È composto di due pezzi. Questo è un pezzettino che deve essere collegato al tubo di carico dell'acqua del dispositivo. Come avrete notato, i tubi di erogazione dell'acqua, di carico e di scarico, sono tutti quanti premontati, quindi non vi dovrete preoccupare assolutamente di fare da voi questa operazione. Il tubicino più lungo serve proprio per caricare l'acqua del dispositivo e questo pezzetto che ho staccato prima deve essere inserito all'interno di questo tubicino. Come avete visto, è molto semplice questa procedura. Prenderete il deviatore, sviterete il rompigocce del vostro lavandino. Benissimo, ora il deviatore è montato. Andiamo ad applicare il tubicino di carico di acqua. Deve essere inserito in questa parte. Con una lieve pressione si gira poi l'altra parte in acciaio per poter far sì che il tubo rimanga ben saldo. Bene, siamo quasi arrivati all'installazione totale del dispositivo. Ci mancherà di collegarlo alla rete elettrica. Agganciare una spina penso sia semplice per tutti. E voilà! Il nostro dispositivo ci dice già che è acceso e funzionante.